situazione è sempre più complicata, tutte le promesse di Renzi iniziano a traballare. Oggi aumenta la benzina, si è capito gli 80 euro da dove arrivano? Tasse sui conti correnti, tasse sulla casa, accise sulla benzina, bravo, sono bravo anch'io a regalare i soldi che poi fotto con l'altra mano. Detto questo, come Lega, avanti con le nostre idee. Oggi c'è il sesto referendum, stop all'immigrazione clandestina, quindi no alla legge Fornero per restituire lavoro e pensioni, no alla legge Merlin per regolamentare la prostituzione, no all'euro perché girando anche il mercato oggi non servono i bocconiani, serve il fruttivendolo, il lattaio, il panettiere, l'euro è una moneta sbagliata, si vende sempre di meno perché la gente ha sempre meno soldi in tasca. Riprendiamoci la moneta e ci riprendiamo il futuro. Alle prime difficoltà sembra che questa maggioranza si stia sgretolando. Sì, secondo me non durano molto, il 25 maggio però sarà una tappa fondamentale, o di qua o di là. Di là c'è anche Grillo, perché con Renzi e Berlusconi a difesa del vecchio c'è anche Grillo. Di qua ci siamo noi, con entusiasmo, con coraggio, con idee, con i sondaggi buoni, con tanto entusiasmo e quindi secondo me sarà una bella sorpresa. C'è chi dice che la magistratura, giusto in anticipo per le elezioni, fa un lavoro un po' sporco. Se l'Expo fa mangiare e approfittare qualcuno, via. Quindi bene fanno a portarli via, basta che non rompa le palle alla Lega, perché non c'è un leghista, né amministratore, né imprenditore, né politico coinvolto. Quindi pulizia, 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 come Lega a testa alta.